Here we are. Sorry, but I had some technical problem. I'm so sorry. So now we will go on with our adventure. So let's go now. So we will go on building this part of the stable. This is quite hard part of our this mission. Ho tagliato la legna offline. I cut all the wood offline. Should be complete. Okay. Now I want to modify, vorrei modificare appunto la stalla. I don't know. Okay. No, this is not good. No buono, no good. Ok, torniamo al disegno originale. We go back on the original project. This is quite hard to replace. Thank you.
And we will buy pigs and go because the cow produce milk and we can earn we earn enough money to go on with our challenge. Ciò ci permetterà, acquistando le mucche e i maialozzi, di poter andare avanti e appunto poter espandere il nostro ranch, in attesa ovviamente dell'aggiornamento del gioco previsto per il 15 luglio. Waiting for the update of game dated 15 July, so we will do our best, faremo del nostro meglio per espandere il nostro range. We will do our best for better expanding our range. Pom, 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 pom. Pom, pom. Sta terminando anche il carburante della siga. The fuel in the zoo is finishing. So after we need to go to the gas station and refuel the tank. Dopo tocca andare alla stazione di servizio e abboccare, quindi riempire la tanica di benzina. Anche se non erro, dovrei aver riempito la tanica. If I don't remember bad, I should yet fill the tank with gas.
Si je me trompe pas, j'ai déjà fait le plein. Offline, oltre ad aver tagliato la legna, ho anche costruito un pozzo, una fonte d'acqua. Offline, after I cut the wood, I built this. Will help for for the animal when we need to take some water. We have the right place. Una fonte d'acqua ci servirà per abbeverare i nostri animalozzi. La sega ha esaurito il carburante, ecco qua. The saw has finished the fuel. So now we have to refuel. Then we will go on making some wood table. Wood stock. But this is not wood stock. Sorry for my bad English. Andiamo avanti ad inoltrazza a creare le nostre tavole.
Yeah. Sono ragazzo che corre su questo furgoncino scarubato, scassato, per consegnare provo le ricotte, caciotte, uovi di giornata e mozzarella di bufala. E mentre corro penso sempre. Spegniamo. Let's switch off. Then let's go on. Certo che ne ho costruite davvero tante. Ne ho ricavate tante asse di legno qui. Should be enough. I work so hard to making some wood bars. Thank you.
Andiamo a dormire. Let's go sleep. I go sleep now. That again. So now let's go and let's go on building things. But before, I want to build a last part. Feed I should build voila. Let's do something. So now I have to build food through. Here we are, e qui ci siamo. Adesso, now we have to build the door. Ladies and gentlemen, Jim Marizo and the doors. Okay. I worked it by the metal I needed for building the door. I was thinking that wasn't enough, but I was wrong. Fortunately. So now andiamo a costruire. I nostri le nostre vaschette per far mangiare i nostri animalozzi. So I must build on front side.
water. Tutto di cui, tutto ciò di cui abbiamo bisogno dovrebbe essere legno. All we need to build should be just and only wood. Wood, legno, as we say in Italian. Dovrebbero essere abbastanza. I ritagli delle tavole di legno, o forse no? No, mi sa che forse non ce la facciamo. Ai ai ai. Il legno sempre serve sempre il legno. Oh, ma qui abbiamo altre barre. Nice. We have other piece of wood. Piece of wood. Nice. Nice. Yes, all right, rapid and a bella sprite. That's all right, very well. Say perfetto, but this is not perfect for me. Non è perfetto. Boom.
So, vediamo un po'. Allora, vediamo un poco. Vediamo un po' cosa possiamo costruire. Let me see what we can build here. Let me see. Vediamo. Questa è solo una prova. This is only a try. Ai ai ai. This is not so good. No buono. No good.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Salviamo prima di fare qualcosa di non buono. Let's save before doing something of not good or of not so good. Abbattiamo questi alberi. Let's pick those trees. Ricaviamo. Willa, carissimo dottore Fergus. Buon pomeriggio, buonasera e ben riletto, carissimo presidente. Ah, figurati. Detto quando una persona merita e poi quando sono sempre sincero, oltre al fatto che mi fai morire dalle risate con le tue live, quindi è la pura verità. Mi hai fatto venire i crampi allo stomaco. Tanto che mi ha fatto ridere ieri sera. Andava, visto come andava bene la sia la Peugeot che la vecchia 500 Abarth, che poi quelle. Ho detto ieri sul gioco che hai portato tu ieri sera, hai visto come andava bella forte e stabile quella 696, mi pare la Abarth. La, diciamo così, la 500 vecchia, per farti capire, il modello vecchio, da proprio forte, e aveva anche un'ottima tenuta di strada, infatti mi ha impressionato. Poi aveva anche una velocità di punta incredibile, mi ha veramente impressionato. Ah, ecco. Ma la dopo o prima? Perché io non, siccome non ho seguito, forse non ho seguito dall'inizio quando hai portato il gioco. Ah, ok, perciò andava così veloce. E sei un ottimo preparatore di auto.
sinceramente ci ho provato qualche volta su Gran Turismo, però non ci sono mai riuscito a capire niente con i valori del cambio, tutte queste cose qua. Ogni volta che guardo le tue live è vero che mi fa divertire. E colgo anche l'occasione per chi sta guardando questo video o chi guarderà il video in replica sul canale Twitch e su YouTube di passare dal canale di Fernus08 e mettere un follow e sostenere il canale perché merita, merita perché è molto serio e poi anche molto ironico e simpatico, quindi mi raccomando, followate. Che followare non costa nulla. If you are watching this video, please leave a follow to my friend channel Fermus08. He talks in Italian, in Tuscan language, and he is very funny. We will have some fun with him during the gameplay, during his life live streaming. T'ho fatto pure un po' di pubblicità agli amici che non parlano, non riescono a capire bene l'italiano. Si fa un po' di pubblicità. Devo andare a vedere le gallinelle come stanno. Let me see how the kitchen, if they are all right. Allora, acqua, water, 6 liters. Ok, we are ok. Food. Ok. Perfetto, almeno così stiamo un po' più tranquilli con le gallinelle. We should be easy with the kitchen chicken, sorry. This is a most frequent mistake. Invece di dire gallina, ho detto cucina. I lapsus freudiani. Le Foxtrot Delta Mike di Zio Dablo. Ay, ay, ay.
too late to apologize. It's too late. It's too late to apologize. It's too late. Altrimenti ci dimentichiamo. Yeah, qua ci tozzeremo tante volte. Maybe the fence should be finished. Should end. Should finish in this way. So it is not level at the ground, you can use the same key as mamma mia, no buono, no good. So I go, this is a bad idea. Bad idea. The worst idea. We are back.
Better. Molto meglio così. O via. O via. Andiamo a tagliare un po' di legna. Sono le 17:40 nel gioco. It's 10:06 in the game. It's the night time. Si sta facendo notte. Dablo, radio Dablo. The best radio in the world. Soft gaming. The wood is very useful, so that's why I produce a lot of wood for making other things. The best thing to do is producing always
a little bit more. In Italian we say meglio abbondare che defiggere. It means that it is a good thing if you produce more and not less, because the remaining part is always useful. Soft Gaming è un'esclusiva di Dub Logistica. Soft Gaming is an exclusive by Dub Logistica. After this, we'll go to sleep, then we go try to chase and earn some money. Let's finish the job, then we go chasing. I should complete Logistica. Soft Gaming.
andiamo a terminare il gioco, il gioco, il lavoro. Let's finish the work, the job. Allora, visto che sono le 9:30 nel gioco, io direi di andare a vedere un po' se riusciamo a trovare qualcosa da cacciare. Now I will try to find something to hunt. Something to hunt. If I find something, I will learn. So I need this. Let's try to go. So should be in this area. Should find beer. Find beers. Not beers. Beer. Roar. Certo che c'è un'assonanza con la parola birra in inglese con quella dell'orso, o forse sarà anche la mia pronuncia maccheronica, molto maccheronica. I'm so sorry for my bad English. I know this is not my I'm not very. Oh la la. Very good on this. I am so sorry. This area, in this area, we should find animals. So now we have to open the eyes and stay alert. Here there are the beers.
through a flying beer. I'm not drunk. Ho visto un orso volante, ma non sono ubriaco. Okay, let me see if there is a war. Kaleng di Krypton 79 ha effettuato un raid. Uno raiders è entrati nello stream. Benvenuti. Kaleng, thank you. Welcome to the channel and thank you for the raid. Benvenuto nel canale e grazie per il raid, Kaleng. This is the part of this map where you can find a lot of beer, so you have to be careful. Sono scordata, roccia misa, macchinetta. Il quad. Tranquillo, non ci sono problemi. Grazie lo stesso per il pensiero. Grazie ancora per il raid. Non ci sono problemi. Apprezzo il gesto. Ah, sei un amico di Fernobus. Ringrazio. Kaleng di Krypton 79 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Grazie mille per il follow, benvenuto e grazie ancora per il raid. Tranquillo, tanto Fernbus lo sa che non sono uno di quelli che se la prendono quando, insomma, non restano le persone a guardare una live, anche perché diciamo che questo genere di giochi non è proprio quello molto seguito, però apprezzo, tranquillo. A me fa piacere anche quando uno passa a salutare durante le live. Grazie. Anche tu sei amico mio, allora. Al di là del raid. Allora, devo capire dove ho messo il mezzo, perché qui al momento... Allora... Dovrebbe essere da qualche parte qui. E allora dovrei aver scollettato ed essere entrato da qualche parte qua. Quando ci distraiamo, allora, dunque, allora io ho puntato qui, quindi probabilmente sarà là. Ok, forse riusciamo a trovarla. Dovrebbe essere da qualche parte qui il mezzo. Solo che ho corso così tanto dietro a quell'orso che praticamente ho perso di vista.
Allora, qui non c'è. Andiamo di qua. Eccola là, perfetto. L'orsacchiotten. Orsacchiotten. Mizzega, l'ho detto che questa è un'area pericolosa. As I see that there is a big area where the bear respawn, so we have to be very careful, very careful. So, the bear are on the other side of the lake. Oh la la. Okay. Devo comprare un'altra borsa frigo. I have to buy a new fridge box. For more capacity. Siamo a 8 e con questo abbiamo esaurito tutto lo spazio a disposizione. Infatti. I need to buy another one. Qui c'è il campeggio. Here there is the camping, so we have to go. This is not the right place. Should be here. Stare molto attenti.
Solitamente si incontra sempre. Si ha sempre qualche sorpresa su questo tragitto. Allora, eccolo là. Vabbè. Questi se ne vanno. Qui dovrebbe esserci che cosa? Stazione di servizio più avanti. Gas station. E gas i porto tre route. Io guido l'Apecar o tre route Piaggio. L'Apecar della Piaggio. Strada a sinistra. This is another area where you can find andiamo avanti, let's go. We will find other bears around here. Dovremo e potremo trovare gli orsi in quest'area. La maggior parte delle volte si aggirano intorno al lago. Mi pare che al momento, beh, che è sera, quindi saranno nella tana a quest'ora. Oppla, è arrivato a questo punto, direi di fare un salto al ristorante e vedere un po' quanto ci pagano. Per la cacciagione. Che c'è?
Sorry. Scusate, ma... Ok, non è tantissimo, però potrebbe essere anche abbastanza. It is not too much, but is enough. So now we go straight on to the range. Andiamo direttamente, dritti al range. Attraverso questa scorciatoia. By this shortcut. Siamo a casa, we are at home. Perfetto, anche questa live è giunta al termine, grazie mille per aver seguito la live e thank you for watching this video, the live now finish, thank you for behind here and please follow my social media Dub Logistica Gaming Facebook and Dub Logistica Instagram and my channel YouTube.
Grazie a tutti, come sempre io vi ringrazio. Thank you everyone and e statevo buone. Ciao ciao.